Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Just Nerd. Io sono il Mike e oggi siamo in compagnia di Giulia e Simona. No, io sono Giulia. Io sono Simona. Io ho fatto giusto, eh? No, intercambiando la ragione. Capitava a lui giusto. Ovvero Harley e Poison Ivy. L'abbiamo rapita a Cartoomix. Voi non lo sapete, abbiamo già registrato una Loot Crate, perché questo video andrà prima della Loot Crate, poi ve lo spiegherò tutto quanto dopo. E parliamo del Cartoomix, dove ci siamo incontrati e dove ci siamo conosciuti e dove ci siamo innamorati e siamo andati a mangiare fagioli insieme. Che buoni. Fantastica esperienza. Dicevo, parliamo del Cartoomix, dove ci siamo conosciuti e dove abbiamo registrato il cosplay music video insieme. Vi è piaciuto? L'avete visto? Sì, l'avete visto. Okay. Voi dovete vederlo. Guarda, non l'avete visto. Esatto. Fate sponsor. Volevamo parlare un attimo di Cartoomix, qual è stata la vostra esperienza, cosa avete fatto, cosa non avete fatto, che giri avete fatto, cosa avete comprato. Dopo vi abbiamo anche un sacco di cose belle e interessanti da farvi vedere. Ditemi, raccontatemi tutto. Cosa avete fatto? Quando siete andati? Innanzitutto. Allora, in realtà cominciamo con il venerdì, sabato, domenica? Solo domenica. C'era anche venerdì? No, c'era sì, sabato, domenica. Venerdì, sabato, domenica. Okay. Venerdì i cosplayer entravano gratis. Ah, ok, quindi avete pagato. Sì. Addirittura anche senza riduzione, perché ci siamo dimenticati di passare a prendere la riduzione in fumetteria. Ok, che erano più schifose. Proprio... prezzo pieno. E prezzo pieno. Cosa avete fatto in fiera? Ovviamente sapete. Allora, cominciamo con il dire che sono due anni che non andiamo a Cartoomix. È vero. E invece guidando solo io, quindi... Fa scorrazzare una frecciatina che partirà di qua. Ma io so andare in tandem. Non abbiamo un tandem. Però potremmo comprarlo. Ok, questo video potrebbe prendere una deriva un pochettino strana. Quindi, dicevamo, domenica siete andate, domenica, dopo due anni che non c'eravate, come vi è sembrata, vi è piaciuta? Super bella, super fantastica. Molto bella, tanta gente. Tanta gente. Tanta fila. Avete fatto foto, che hanno scattato 7 foto, miliardi di foto. Sì. A parte noi, che abbiamo tenuto 5 minuti di mantenuto noi, siamo stati bravissimi. No, è stato un piacere. Okay. Avete comprato qualcosa, giusto? Sì. Ce l'ho fatta vedere? Certo. Sì. Chi inizia? Chi vuole iniziare? Lei. Allora, io ho comprato il mio cubo Harley. È bellissimo, dovete comprarlo tutti. Il cubo Harley, che in realtà ne abbiamo già uno per casa. Però questo sarà per la nostra macchina o il nostro tandem a questo punto. Ma si chiama questo il cubo Harley? Cioè nel senso... Lei lo chiama cubo Harley. Io lo chiamo cubo, essendo che ha una forma un po' cubo. Kawaii Cubes. Ah, ok. Cubo Harley. Non li conoscevo, quindi... Carino, fantastico. Poi cosa vedo? Poi un sacco di fumetti. Il fumetto. Sono tutti quelli che mi mancavano di Harley. La droga del momento. Sì. Perché il 22 non l'ho trovato e neanche l'1 e il 2 ho ristampato. Sono tutti Harley Quinn, eh? Sì, sono tutti Harley Quinn. Quindi appunto... Che domande. Lo speciale San Valentino in cui... In cui Harley ci sono anch'io. Dopo ma sono italiano, italiano, italiano. Di chi sono? Ah, della Lion. Yes. E poi abbiamo preso un sacco di cibo, ma l'ho già mangiato. Quello non possiamo farlo. L'abbiamo già mangiato, mangiato, non è possibile, mostarlo, quindi... Già mangiato. E poi Cesare, un nostro amico fotografo, ci ha fatto delle fototessere da criminali. Fantastiche fototessere da criminali. Ok, mentre invece la nostra Poison Ivy ha preso... Appunto, ho ottenuto anch'io fantastiche fototessere da criminale. Certo! Adatte per un perfetto curriculum da villains. Da villains. E la mia Poppy Tracer da Overwatch. Oh, Pop Funk a noi ci piacciono sempre, ne abbiamo fatti un sacco. Io avevo cercato quella di Harley verso i bombshell che deve uscire. Infatti abbiamo passato mezz'ora a cercare tra le varie bancarelle e abbiamo scoperto alla fine che non è ancora uscita. Quindi è un po' difficile da trovare. Io invece ho comprato questo. E mi farò vedere il della Tsume, il Saitama. E niente, basta, volevo soltanto farlo vedere perché trovavo una scusa per farlo vedere, quindi ho detto facciamo vedere cosa ho comprato. Perché merita, è bello, veramente bello. Un sacco bello. Sì, ne ho beccate un paio cinesi, volevano rifilare un paio cinesi, quella cinese. Simpatici, botleg. Però questa è quella originale, bella, sì, figa. Ok, facciamo anche un po' di pubblicità, lo stand più bello che avete visto. Io ne ho visto uno molto figo, ve lo dico dopo. Vai. Ok, quello di Cesare, Lima Crew, stavamo facevano trucchi personalizzati per chiunque volesse. E tu invece qual è il tuo preferito? Quello che ti è piaciuto di più? Quello del cibo. Mi è venuto in mente da dire lo stand del rame, infatti. Quello del rame! Addirittura suggerimenti alla fine. Ho sbagliato, non era Cesare, era il cibo.
No, mi è piaciuto tanto quello di fiori di ciliegio, vengono, sì, vendono un sacco di oggettistica a tema comunque giapponese, cose tutte un po' carine, o anche comunque fumetti. Ma o art da loro oppure? No, 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 comprate proprio in loco in Giappone e poi comunque importate in Italia, che vengono poi ogni stand. Ok, invece ho visto uno stand con le bambole horror. Dove? Non so, in mezzo agli altri. Non l'ho visto. C'avevano un sacco di bambole horror macabrissime. Erano un po', cioè, facevano un po' di apprensione, inquietanti. Però erano fighe, nel senso che erano fatte bene, erano realizzate bene. Quello non l'ho visto. Non mi ricordo il nome, dopo magari ve lo linkiamo sopra. Poi c'era gli hamburger, le patatine free. Ci fa l'elenco. Adesso elenca tutti i menù, tutto il cibo che potrebbe volere alla prossima fiera. Quindi organizzatori, tenete a mente. Esatto. Abbiamo finito, ok, salutiamo tutti quanti, direi che per oggi può bastare, vi raccontiamo tutte le nostre prossime esperienze, ci vedremo magari anche a... no, se ce lo so, no, Padova, venite. Cos'è? Abbiamo pensato il Bicomics, andiamo a Padova. Sarebbe? È il... non mi ricordo assolutamente, 19 marzo. Non ci siamo. Non ci siete 19 marzo? No. Noi vi diamo appuntamento alla prossima. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Se non vi è piaciuto, mettete mi piace lo stesso, perché non mi piace un dislike. Sotto nella descrizione avete... assolutamente, anche se non vi è piaciuto, guardate anche il prossimo. Esattamente. Sotto nella descrizione trovate tutti i riferimenti a... ah sì, al coso del bar. A noi! A loro. Sì, perché a voi? Non l'abbiamo detto, ma voi avete anche una pagina, sì, su Facebook. Siamo Silence in Crime. Ecco, quindi facciamo un pubblicità. Cavolo, cioè tipo Double Trouble. Se mi fanno i cosi. Come si chiamano? Cos'era questo? L'ho fatto praticamente solo io, ma parto, no, cercavo un po' di assenso da parte, senso da parte sua, ma... se trovate tanti tagli nel video, perché loro intanto prendono e parte. Dicevamo, siamo in chiusura, diamo appuntamento al prossimo video, che non so cosa faremo, ma faremo mangiare... ah sì, no, questo lo montiamo prima del Loot Crate, poi le ritroverete nella Loot Crate, quindi venite, iscrivetevi anche, ci iscrivetevi al canale, esatto, così le ritrovate. Se volete guardare. Perché hanno fatto una cosa veramente... buona. Faccio così. Buona! No! No! Hanno ancora il sapore in bocca. E... però adesso se ci penso, sì. Sì, è bene a ricordarlo. Noi vi diamo appuntamento alla prossima e basta, ciao, dai. Ciao, 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 ciao.